30 aprile 1950. Viene fondata al Teatro Adriano di Roma, durante un'assemblea generale, la CISL. L'assemblea, formata dai delegati della libera CGIL, della FIL, Federazione Italiana dei Lavoratori, e dell'UFAIL, Unione Federazioni Autonome Italiane Lavoratori, vota all'unanimità il patto di unificazione delle forze sindacali democratiche. Nasce la Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori. Sindacalisti a Napoli per questo primo congresso che nella sala degli Arazzi al Museo Nazionale è inaugurato dall'onorevole Cappucci. Di fronte alle delegazioni straniere vengono ricordate le figure di Bruno Buozzi e di Achille Grandi. Viene letta l'adesione di Einaudi. Dopo il saluto dell'onorevole Colasanto, presidente dell'Unione Provinciale di Napoli, il ministro Rubinacci esprime una valutazione obiettiva della nuova legge sindacale. Conclusioni di Pastore. Lavoriamo per un graduale adeguamento dei salari al rendimento del lavoro. Dopo la scissione della CGIL unitaria, Pastore, già primo segretario nazionale delle ACLI, fonda nel 1950 il Sindacato Nuovo. Un sindacato dall'anima cattolica, ma aconfessionale, che tiene insieme solidarismo cristiano e pragmatismo anglosassone. Un sindacato che fin dall'inizio mette al centro della sua azione la contrattazione e la formazione dei suoi giovani più promettenti, grazie ai corsi organizzati presso il Centro Studi CISL di Firenze. Nella impostazione della CISL la formazione è stata sempre vitale. Marini fu uno di quelli che interpretò al meglio questa impostazione della CISL e in un anno che è stato importantissimo, il 56, fece il corso lungo, si chiamava, cioè che durava un anno, a Firenze, proprio perché questo era fondamentale per poi poter svolgere adeguatamente il compito e il ruolo di sindacalista a vari livelli. Ricordo un periodo, un ambiente molto vivace, molto stimolante sul piano intellettuale, e ricordo anche per noi allievi giovani che venivamo già da una qualche limitata esperienza sindacale, un periodo molto duro di impegno. E io lo ricordo e voglio dirlo ai giovani di oggi che si accostano al sindacato. Ci hanno fatto studiare a Firenze, cioè capire le cose. E questa esperienza straordinaria con il confronto con un uomo come il professor Romani, che era il collaboratore più diretto di Pastore nella impostazione del lavoro della CISL, mi è rimasto molto nella mente e molto nella esperienza.